onda, bellissima e terribile. Ti temo, ti sfido. So già di perdere, onda che ruggisci allo scoglio rassegnato. Mi scuoti, mi sposti, mi avvicino e mi respingi, calda, schiumosa. Rombo d'aereo mi frastuoni, mi accarezzi e poi mi percuoti. Sempre mi sorprendi. Vorrei resistere, ma ritento. Il tuo smeraldo mi trapassa, tutto è luce. Ebra, vacillo. Sulle guance il tuo alito salato. Resisto. Un ultimo assalto. Come sempre tu vinci. Vinci e mi lasci sciolta, persa, su questi sassi lucenti. Buonasera, grazie a tutti per essere qua. È il secondo appuntamento di Marenia e per una circostanza fortuita coincide anche con la seconda presentazione che facciamo in quanto MDS. Io sono Fabio della Tomasina e sono qua per parlare con Fabiano Corsini e Veronica Manghesi della sua silluge Il mio mare all'improvviso. Abbiamo deciso di iniziare con una lettura perché al di là delle parole che diremo, che possono suonare a volte anche un pochettino di circostanza, a volte anche retoriche, la bellezza della poesia sta anche nel fatto che arrivi direttamente ai sensi la lettura che ne ha fatto Astore poco fa è una nuova interpretazione. Io l'ho sentita leggere tante volte e anche in questa circostanza ho visto e ho sentito cose che leggendo o ascoltando altre interpretazioni non avevo colto, e questa è un po' la magia della parola in generale e della poesia in particolare. Vi parlo stasera in quanto curatore della collana che ha segnato per noi, per MDS, che è un piccolo editore che non fa pubblicazione a pagamento, un doppio esordio. Veronica partecipò a un concorso, al nostro concorso, e si classificò terza, come poi gli è accaduto sempre negli anni successivi di classificarsi terza. Lei è molto arrabbiata per questo, ma sono le circostanze fortuite della vita. Dopo avere valutato la sua poesia, lei ce ne portò una silloge e decidemmo di pubblicarla. Così cominciò la nostra conoscenza e la nostra collaborazione che ha dato origine. Io ho cercato un po' di cambiare alcune cose, ma lei me l'ha impedito, e però insomma alla fine è venuto fuori una silloge che, come la poesia che è stata letta, dà l'idea di una donna quale è Veronica, che arrivata a un punto della sua vita decide di fare un bilancio di emozioni, di vissuto, e lo fa attraverso la poesia. Come spesso accade, e come più spesso accade alle donne rispetto agli uomini, lo fa con molta sincerità e con molta profondità. E ci sono poi tanti ingredienti in questa silluge, non ultimo un aspetto musicale, perché Veronica, oltre che essere di buone letture per quanto riguarda le poetesse, è anche una musicista. Io per adesso mi fermerei qua e darei la parola ancora per una lettura. Non so come si sente, perché non ho avuto la possibilità. Si sente abbastanza. Tamo. T'amo. Non amarmi perché t'amo, se non sai, se non puoi. Non amarmi. T'amo io per entrambi. Amami perché sono il tuo respiro, perché ti riempio le mani e carezzo i tuoi pensieri con sogni irrinunciabili. Amami come albero e foglia, il passero col suo nido. Oppure amami distrattamente, pioggia che feconda la terra. Amami così,
senza impegno, senza intenzione. Non amarmi perché devi, se non riesci non v'è ragione. T'amo io, per entrambi. Ringrazio Astore Ricoveri per questa lettura, sono onorata di averti affidato le mie parole. Dunque tocca a me. E si dice, e lo dico, che sono molto lieto, contento di essere qui a parlare del libro, della silloge, come piace definirla, di Veronica. Sono contento che mi abbia chiamato, perché quando me l'ha chiesto mi sono in qualche modo sentito pieno di orgoglio, segno di stima, inequivocabile. Poi questo è stato il primo impatto, poi dopo ci ho un po' ripensato, perché ho detto cavolo, ora è una cosa seria, cioè devo in qualche modo su questo libro mi devo preparare. E io non sono poeta, non scrivo poesie. Non è vero. Non scrivo poesie. Viene bene. Un episodio non mi qualifica come poeta. E non sono un letterato, non ho fatto studi letterari, diciamo umanistici. E quindi è un territorio abbastanza, per me abbastanza inesplorato. E quindi se provassi in qualche modo a riflettere da questo punto di vista, sicuramente direi cose inadeguate. Mi sono un po' tranquillizzato dopo, magari meno tranquillo per voi che mi dovete un po' ascoltare e vi annoierete, mi sono tranquillizzato dopo, forse a lei fa piacere che, se me l'ha chiesto, fa piacere che io in qualche modo esponga le cose per come le vedo, per come le sento e per le emozioni che questo libro mi ha dato. C'è un'altra cosa che devo dire, è che Veronica mi ha sentito una volta dire che insomma la poesia non è le poesie, i concorsi di poesia, le poesie fra virgolette degli sconosciuti, cioè di quelli che non sono qualificati come poeta, in genere mi fanno parecchia paura, ne diffido, e quindi il fatto che poi invece mi dica vieni tu a presentarla in qualche modo aumenta il livello, diciamo così, della responsabilità che mi sento addosso. E allora voglio dire qualcosa su questo, perché insomma questo mio diffidare di una certa poesia dilagante. Beh, intanto chiariamo questo, dilagante è un modo di dire. In Italia ci sono migliaia e migliaia di concorsi di letterari e di concorsi di poesia, e ci sono tantissime persone che ci partecipano. Però questa non è l'epoca della poesia, non è l'epoca in cui la poesia ha molta fortuna. Tutto ciò che non è oggetto di scambio viene poco considerato. La poesia, per sua definizione, è un dono e quindi non ha prezzo e dunque non può avere fortuna. La poesia è in qualche modo un tentativo di avvicinarsi, io non sono credente, e tuttavia credo che la poesia sia da sempre un tentativo dell'uomo di allontanarsi dalla sua natura terrena, dalla materialità, dalla contingenza, e di trovare un varco per avvicinarsi in qualche modo a un universale, per dirla in una parola che tutti capiscono, per avvicinarsi a Dio. E dunque, quando uno riesce a usare un linguaggio poetico, a fare poesia, parla un linguaggio che è universale e porta le persone che leggono in una dimensione diversa da quella terrena. È così, è questo il miracolo della poesia. E quando si leggono le poesie, e così cerco un po' di dire cosa
qualche emozione ho tratto da questo libro e cosa penso delle cose che scrive, che ha scritto e che scrive Veronica. Ecco, senza voler fare una classificazione, però abbiamo delle poesie mediocri. E una poesia mediocre è una contraddizione in termini. Non può, se è mediocre non è poesia, non parla all'anima, non tocca particolari corde, non ci fa vibrare dal terreno, ci fa restare attaccati al terreno. Quindi non è poesia. La poesia è quando invece l'autore riesce a avvicinarsi ogni tanto, più o meno spesso, e qui sta la grande poesia dalle altre, distingue la grande poesia dalle altre, avvicinarci in qualche modo al sublime. Accade che invece questo nel tentativo di avvicinarsi al sublime si arriva al banale e si arriva allo scontato e al ridicolo. Al ridicolo. Cosa intendo? Le parole più difficili da usare, lo diceva Umberto Saba, sono la parola cuore e la parola amore. Non è che non vanno usate, vanno sapute usare. Vanno sapute usare. Perché usarle male ci espone al ridicolo. E ci espone al ridicolo, l'uso sconsiderato e logorroico delle parole ricercate. Le rimembranze, l'aere, le poesie dei dilettanti allo sbaraglio sono piene di queste parole, un tentativo di allontanarsi dalla normalità che li fa piombare nel ridicolo. Nel ridicolo. Ecco, con le poesie di Veronica questo rischio non si corre mai. Non si corre mai. Non siamo mai nella mediocrità, non siamo mai nel ridicolo. Dunque siamo sul territorio della poesia. Talvolta una poesia che ci fa sognare, talvolta il tentativo riesce meno, ma alla fine ci si sente tutti più ricchi. Si vedono le cose da un punto di vista come prima non le avevamo viste. Dico qualche altra cosa perché voglio arrivare a questi due pezzi che abbiamo, queste due liriche che Astore ci ha letto. La poesia di Il raccontare di Veronica a volte indugia, si sofferma anche sui suoi accadimenti personali. Perché poi tutta la sua poesia è una poesia intima, è una poesia appunto non epica, non ci sono i grandi avvenimenti, è una poesia basata sulle piccole cose, sulle emozioni, sulla vita personale, sulla vita privata, direi quasi intima. E però i suoi accadimenti, che pure ci sono, non so se poi ci torneremo, se nel corso della nostra serata il ragionamento ci porterà ancora qui, però i suoi accadimenti pur essendo riferiti a cose che le sono accadute, però acquistano una dimensione appunto diversa, universale, si fanno apprezzare come riflessioni su quel tipo di emozione. E non usa mai effetti speciali, non butta mai delle cose lì per raccontare un fatto sorprendente perché straordinario. Eppure il suo giocare, mi è venuta questa parola, però mi piace, il suo giocare con le nostre emozioni è tutto basato su due cose. La sua ingenuità, cioè presentare le cose in modo ingenuo, in modo non sofisticato, in modo naturale. Essendo di slow food direi buono, pulito e giusto. Cose naturali come sgorgano dal suo cuore. E l'altra cosa è giocare sulla meraviglia. La meraviglia che si ha davanti alle cose semplici, non la meraviglia davanti all'effetto speciale, alla cosa straordinaria.
si può scrivere racconti su cose straordinarie, no, la meraviglia sulle cose semplici. Voglio fare un passaggio colto, ma è talmente scontato che insomma nessuno mi dirà che ho voluto fare il lezioso. No, i greci chiamavano la sensibilità artistica aesthesis, no? C'è una traduzione banale che è estetica, però la parola estetica ha preso poi un'altra parola, perché l'aesthesis, il sentire dei greci è un sentire di cuore. Il principale organo di sensibilità per i greci era appunto il cuore, la conoscenza attraverso il cuore. E la conoscenza attraverso il cuore raggiunge il suo massimo con la meraviglia, con quell'atteggiamento nei confronti del reale, nei confronti della materialità, nei confronti delle cose, che ci fa trattenere il fiato, che ci lascia per un attimo senza fiato davanti a un reale che è semplice, che non ha particolari segreti, ma che in quel momento ci si rivela in un modo straordinario. Questa è la meraviglia, no? Tu parli di cose molto semplici e ce le dici con tanta ingenuità e con meraviglia, che in qualche modo ci contagia, diventa anche per noi meraviglia. Le stesse cose che magari vediamo sempre, da quel momento le vediamo in un altro modo e cogliamo l'importanza anche delle cose semplici della nostra vita. Come poi in definitiva ogni cosa nella quale ci imbattiamo in qualche modo sia alla ricerca di un suo posto in un ordine complessivo, in un ordine che trascende la singola cosa. Io ci ho visto questo, e il fatto che tu sia riuscito a farmelo vedere, abbi pazienza, ma io lo considero una grande dote che con queste poesie hai rivelato. Ecco, vedi, mi viene da ragione, perché... E un'ultima cosa, su queste due poesie ce ne sarebbe un'altra che magari poi chiamo, sì, che è quella del cane. Perché abbiamo parlato della meraviglia, tre poesie, lasciamo perdere l'onda, l'abbiamo già sentita, anche lì c'è questo discorso della meraviglia, però io lo trovo soprattutto, ai fini del ragionamento che voglio fare io, lo trovo sostanzialmente in tre liriche. In quella della ciambella, ce la leggerà Astore, spero. Ciambella, la ciambellina zuccherata, e che viene pre-gustata. Veronica racconta di come prima di gustare immagina, quindi c'è una percezione, fra virgolette, sensoriale, basata sulla memoria, sull'esperienza e sulla fantasia, sul desiderio, sulla fantasia. E poi la cosa bella, e guardate, è sorprendente, perché c'è una moda anche nella poesia, e cioè che la moda porterebbe a dire, sì, c'è tutto il discorso dell'anticipo, del pregustare, che apre un universo, tutta una scuola, che va dalle parti in poi, che dice, dopo però c'è la realtà, e la realtà non è mai come... Invece no, Angelica poi la gusta, la mangia, e dice, sì, è proprio come me l'ero immaginata. E questa è la cosa sorprendente. E cioè di come ci si meraviglia davanti al fatto che la realtà è per quello che è così, è quella la bellezza della realtà, non nel dolore che viene quando, quindi questa insoddisfazione cosmica su cui si costruiscano filosofie più complesse di quella semplice e a parer mio anche come dire, capace di conquistare, che ci dice, questa è una cosa. La seconda cosa è sempre del tipo, sempre su questa fattispecie, è questa dell'amore, quella ti amo. Guardate, nelle poesie di Veronica ci sono tutte e due le dimensioni dell'amore. C'è la dimensione erotica, di Eros, insomma, dell'amore, e viene fuori la femminilità di Veronica, un modo di concepirla, di viverla, di sentirla, che è presente in tutto il libro, è presente in tutto il libro, fuori da molti stereotipi, e insomma un modo anche questo da apprezzare. E poi però c'è un'altra visione dell'amore, quella che è in questa poesia, un amore che non,
finale è t'amo io per tutti e due, un amore che per entrambi, un amore che non aspira a essere ricambiato, che non vuole essere ricambiato, è un amore per l'altro. Non siamo più nella dimensione erotica, siamo nell'agape, cioè nell'agape, siamo nell'amore per l'umanità, nell'amore per l'uomo, nell'amore per l'altro, nell'amore come modo di vivere la vita, come condizione esistenziale, che anche nel dissenso, anche quando l'altro la pensa in modo diverso, l'altro non ricambia, però non lo annulla, lo apprezza lo stesso. E questa è la dimensione dell'amore. Tant'è che io non leggo quello del cane che ora Astore ci leggerà come una dichiarazione di non sopporto gli animalisti, per essere chiari. E quella che parla del cane parla all'uomo, perché ci dice l'amore è quello, è l'amore del cane per l'uomo, ma la metafora riguarda l'uomo. Un modo di darsi incondizionato, che non aspetta niente in cambio, magari le botte, però non si aspetta niente in cambio, si laccia. La costrizione, non che ci stia bene nella costrizione, ma tutt'altro, non mi sembra che venga fuori un'immagine di una donna remissiva. E però l'amore come il riscatto di tutti poi anche. No? E questo sia, mi pare che sia una cosa molto importante. Ci sono altre cose, però vi ho annoiato già abbastanza. Però ecco, questo pezzo qui era per dire che dal testo, questo testo ci sono tante promesse. E io mi auguro che insomma avremo la possibilità di sentirti ancora. Grazie Fabiano. Beh, ringrazio anch'io Fabiano e ho il dubbio che lui veramente non abbia fatto studi letterari, perché questa analisi ha molti strumenti e molti mezzi che sono propri della letteratura, perlomeno di una tua grande frequentazione. E questo ti ringrazio molto, perché hai messo una luce veramente interessante sulle poesie di Veronica. Prego. Allora, a questo punto leggiamo questa ciambella. La ciambella. Soffice e dolce. Quello zucchero sulla ciambella ti rimane sulle labbra quando le stacchi. E se scorri la lingua si fa solido. Allora un altro morsino, perché quello zucchero ti piace, ti impolvera e ti piace ancora. Le labbra sempre più bianche e turgide, con la gioia di una conquista, l'orgoglio di un premio, il piacere del calore di questa ciambella che da tanto tempo rimiravi nella vetrina all'angolo, ed ora sai che era proprio come sembrava, zucchero sulle labbra. Sì, va bene. Abbiamo un po' sconvolto. Il mio cane. Lasciami giocare con te, occhi negli occhi, la mia coda che sorride. La nostra giostra silenziosa incanterà i passanti. Allungami quel laccio rosso fatto per costringermi. Ora lo mordo, delizioso, mi sembra fatto di zucchero. Tiro il tuo braccio al fianco, seguo il tuo passo per sempre. I miei denti non segnano. Il tuo gesto non mi blocca. Quando stasera torneremo a casa, felici e muti, insieme, tu avrai in mano il tuo amico, io avrò in bocca il mio padrone. Vabbè, ora in queste due lo zucchero era proprio la costante, perché ci vuole un po' di zucchero. Ti ringrazio Fabiano, perché veramente tu dicesti che la poesia non ti piace, non che diffidavi, quindi è stata una sfida incitarti a questa lettura, perché io credo che poi alla fine ci sia questa grande battaglia da fare, proprio perché
si vive in tempi molto complicati, molto difficili riguardo all'interiorità, si dà molto peso alle cose vane, apparenti e semplici, si dimentica la dimensione interiore, si dimentica la sensibilità che secondo me invece c'è in tutti noi. Noi qui a Marina siamo fortunati perché abbiamo un tramonto che tutti i giorni ci ricorda che cosa vuol dire emozionarsi, e io rivendico questa cosa, cioè la poesia c'è in tutti noi ed è quelle cose semplici che si riesce a ricordarlo a tutti. Abbiamo avuto nella nostra storia di letteratura dei grandissimi poeti che ci hanno insegnato veramente cosa vuol dire fare poesia. Io voglio fare un tentativo e cercare di dire che la poesia esiste sempre, ha cambiato linguaggio, si è un po' velocizzata, è più semplice. E allora si può parlare d'amore, si può parlare di dedizione, si può parlare della vita anche pensando a una ciambella, pensando al gioco silenzioso fra un cane e il suo padrone, pensando a un amore che è anche a senso unico, ma c'è, dando per scontato che la nostra interiorità poi alla fine non è fatta necessariamente di risposte, è molto importante farsi delle domande. Ecco, allora ti faccio io qualche domanda. La prima è questa. È vero, queste poesie in alcuni aspetti possono sembrare ingenue. Nei termini che descrivono stupore e meraviglia per la vita che abbiamo intorno, e soprattutto per la natura. E la natura è un elemento molto presente. Si sente il profumo della macchia mediterranea, si sente il mare, il salmastro. E ecco, questo secondo me è uno delle porte, diciamo così, della percezione che ci si sono aperte e che hanno fatto sgorgare questo mare all'improvviso. Volevo che tu lo descrivessi un pochettino meglio te, questo venir fuori che ti ha portato a scrivere e a sottoporti anche a giudizio prima di un editore e poi anche del pubblico dei lettori, che non è comunque cosa da poco, perché giustamente veniva notato prima da Fabiano coloro che vogliono assomigliare ai poeti, che usano verbi, aggettivi che fanno venire, come si dice, il colesterolo alle api, sono veramente insopportabili nel tuo caso, no? E comunque c'è il rischio del ridicolo, indubbiamente, no? Rischio che tu non hai corso, però comunque ti sei sottoposto a giudizio di qualcun altro che le ha valutate, in questo caso ovviamente in maniera positiva, ma comunque hai avuto un bel coraggio. Ma dunque, sì, perché scrivere poesie è mettersi a nudo, decisamente, perché io dico sempre mi scappa da scrivere. Perché osservo e ho sempre avuto la passione per la scrittura, però non mi ricordo, qualcuno di importante diceva che è con la maturità che si riesce poi a scrivere le cose più, spero, belle, perché poi è la vita che ti dà un indirizzo e ti lascia addosso delle tracce che poi mi hanno, perlomeno nel mio caso, hanno fatto maturare una certa osservazione, un certo sguardo sulle cose. Arrivata a 40 anni mi sono guardata un po' intorno, poi mi sono guardata un po' dentro e ho deciso che ero troppo piena. Ma ero piena non necessariamente in senso negativo, ero piena di cose da dire, di osservazioni da fare, avevo bisogno di mettere su carta tutto quello che avevo accumulato, e l'unico modo in cui riuscivo è con una pagina sola, una poesia, cioè raccontare una storia in una pagina, che non è facile perché praticamente ci vuole proprio una presentazione che in quel momento catturi la persona che la leggerà e gli racconta tutto quello che gli vuoi dire in una pagina sola.
Io sinceramente ho provato anche a scrivere racconti, non so come mi vengono, ma con la poesia ho questa cadenza musicale che fa parte della mia storia artistica, perché avendo fatto tanti anni l'orchestrale ho forse una metrica interiore proprio che mi sgorga spontanea. Però ecco, la scrittura per me ha rappresentato una necessaria valvola di sfogo, una specie di nemesi, e dopo, ma molto dopo, sono riuscita a decidere di farla leggere, perché ho pensato che non aveva un gran senso lasciarla su quel foglio. È una decisione difficile, perché ti sottoponi al giudizio di persone molto spesso non competenti, altre volte competenti troppo, nel senso che hanno a che fare con scrittori veri, e quindi ti caricano di aspettative. Questo librino ha vinto un primo premio nazionale a un concorso del territorio, il premio Città di Fucecchio, perché io sono molto rivolta al mio territorio e ho fatto tanti concorsi, e qualcuno l'ho vinto, qualcuno mi sono ricevuto qualche altro premio, ma questo primo premio mi ha fatto capire che questo librino, sai Fabio, abbiamo fatto un bel lavoro, è piaciuto e ha trasmesso qualcosa, qualche emozione, qualche pensiero, che era quello che volevo fare. In seconda battuta, intanto mi volevo sfogare e poi sono stata contenta che qualcuno abbia apprezzato. Il mio mare all'improvviso, sai, da marinese come faccio a non parlare del mare? Il mare fa parte di noi, fa parte di noi in tutto e per tutto, e rappresenta proprio la nostra naturale provenienza e la nostra naturale destinazione, non solo in linea teorica, quindi rappresenta il mio mare interiore che a un certo punto ha dovuto tracimare, e spero che la mia ambizione di poter trasmettere questo messaggio poetico abbia sfogo non per vana gloria di premi, che io faccio, partecipo a concorsi, ma per divulgazione, non necessariamente per il premio, ma perché la dobbiamo fare questa battaglia. Dobbiamo ricordare a tutti che nonostante l'ISIS, nonostante la violenza sulle donne, nonostante gli sbarchi, nonostante le violenze sui minori, nonostante le religioni che danno falsi messaggi, nascondendo quelli veri a cui io credo, e nonostante questi governi che ci schiacciano sempre di più e dividono invece di unire, c'è qualcosa di importante che l'uomo sa fare, che è usare l'anima, usare gli occhi dell'anima. Bene. Siamo pronti per un'altra lettura. Allora, tra quelle che abbiamo così selezionato, perché sono tutte molto belle, io ne ho scelte alcune, poi Veronica ne ha scelte altre, Fabiana ne ha suggerite altre. Questa, Macchie d'acqua, è il titolo. Questa è la poesia, perdonami. Prego. Che con la quale io partecipai al primo concorso MDS che si intitolava proprio Macchie d'acqua, perché era stato organizzato dalla casa editrice in collaborazione con il Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massasciuccoli, e aveva un tema proprio riferito al San Rossore. E quando poi fui premiata, presi il coraggio a due mani e gli portai tutto il mio materiale, e loro dopo qualche mese mi dissero: ma sai che c'è, quasi quasi apriamo una collana poetica, io non so perché sono ancora viva. Macchie d'acqua. Lame d'acqua sembrano miele lucente sulle foglie fragranti fra gli aghi odorosi di queste sentinelle centenarie, fronde risonanti il mare in archi di sale. Cervi impegnati a frotte corrono via, pinoli come coriandoli dispettosi, scappati dalle mani argentine di tutti i bimbi, incantati dalla luce pallente di questo parco. Sogno del re,
e della sua regina rosa, a cavallo tra mirti e giunchili e cespugli preziosi di un'era che fu e sarà. Sabbia e polline tra queste dita aperte. Portami nel tuo bosco incantato. Sì, io non mi ricordavo che Astore avesse, o comunque che questa lirica fosse finita nell'elenco delle cose da leggere. Tant'è che stavo pensando di leggerla io ora, meno male l'hai fatto te. E quando l'ho letta mi è piaciuta tantissimo, poi ho visto che ha avuto anche un premio e insomma, sono stato contento di... Allora, tanto di fuori non l'avevo fatta. Ora, questa è meno poetica, ma... c'è un filosofo, Hillman, no? Il quale ha dedicato molto del suo lavoro alla filosofia dei luoghi, dei posti, per sostenere poi che in un posto l'atmosfera che si respira, la vita che si vive in un posto, la cultura che traspare da ogni cosa, dico mi guarda attorno perché questo è un posto, l'ho già detto altre volte quindi non voglio annoiare, ma questo è un posto di una forza, un posto dove siamo in questo momento, dove era il vecchio fortino, qui c'era il vecchio fortino di Lorena, qui arrivava la via della Foce che arrivava sostanzialmente dalla Basilica di San Piero, costeggiava il corso dell'Arno, e questo è un posto che ha una forza straordinaria perché qui ci sono stati, ve li risparmio, ma insomma ci sono stati migliaia di animi che hanno vibrato, che hanno poetizzato, che hanno costruito le nostre anime di oggi. Quando ho visto che Veronica ha scritto qualche cosa su San Rossore, di questo si tratta, e si ritorna un po' a quel discorso prima della temerarietà, no? Dell'essere coraggiosi, essere coraggiosi o essere temerari. E per un attimo ho detto, ai 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 ai, c'è cascata anche lei, ha voluto scrivere qualcosa su San Rossore, perché su San Rossore, così rapidamente, questo non me l'ero appuntato, hanno scritto Liszt, perché c'è stato a lungo Liszt, ha scritto Shelley, ha scritto Byron, ha scritto Nietzsche, su San Rossore ha scritto Odi, Gabriele D'Annunzio, una tra l'altro intitolata Gombo. E andarsi a misurare con questo universo di scrittura e con questo universo di riflessioni è sicuramente un fatto coraggioso. E io ho detto non ce la può aver fatta. E invece lo dico con tranquillità, ce l'hai fatta, perché non discuto del livello, se sei a livello di Shelley, no? Mi è capitato di sentire una presentazione dove uno veniva a fare una a Dante Alighieri, ho detto no, stiamo attenti quando si fanno queste cose, perché no, ho letto tre libri e allora il paragone che mi viene è quello di Dante Alighieri. No, non discuto dei livelli e delle gerarchie, però sicuramente hai detto cose nuove e diverse, non sei caduta nel banale, non hai ripercorso, non hai neppure citato le cose che hanno detto gli altri, e questo per me è segno di una grande maturità artistica, che poi trovo confermato, perché qui proprio ti sei cimentata con questa cosa, con un'impresa veramente, diciamo, difficile fin dall'inizio, però a volte le cose ti scappano e nel senso ti vengono spontanee, senza, nel mentre che descrivi una cosa ti viene fatto di usare degli incisi che sono di una poesia, di una capacità di descrivere ambienti e di descrivere sensazioni che secondo me è incredibile. Dopo
Dopo una fosa giornata di luglio, l'acciaio rovente che crepita al tuffo di forgia, il finestrino di un treno solitario, troppo pieno di persone sperdute, gli occhi grandi di un pesce ormai sul banco del mercato, lo smalto rugginito su quel cancello. Cioè, in poche parole, peraltro con una consecutio, con una sequenzialità logica anche abbastanza non lineare, però restituisci un'ambientazione. Uno vede tutte queste cose e ha bisogno di vederle, perché il cuore è fisionomico, cioè il cuore riesce a avere delle sensazioni se gli dici qualche cosa che possa essere rappresentato, che possa essere trasformato in un qualche cosa di che abbia forma, che abbia forma. E qui ci sei riuscito a dare, perlomeno con me ci sei riuscito a dare questa forma. Però volevo citare un'altra cosa, non mi ricordo la pagina, però scusate un secondo solo, pagina 26. No, questa l'abbiamo già vista. Ah, quella dove dei semafori, che te lo ricordi? No, eccolo qua. Allora, una moviola inaspettata sul palcoscenico strambo si replica la pantomima, un cappottino rosso che corre, il binario della biancheria ponteggia fra i palazzi, la vecchia insegna è scossa da brividi luminosi. Osservo un guizzaglio lente che regge un bene in attesa, gesti vivaci di calabroni innamorati, il semaforo distratto alterna lo scorrere del paese, portami via da tutto questo brusio primaverile. Chiudo gli occhi. Cioè, queste atmosfere ti vengono tutte dentro, insomma, no? Raccontando una serie di fatti, di cose che sembrano sconnesse fra di loro, però quello che ci viene restituito è un'emozione, un'atmosfera, una descrizione incredibile, incredibilmente fedele, un ambiente e delle sensazioni che lo permeano. Niente, questo volevo dire, mi pare torna al discorso di prima, e cioè che non vedo l'ora che tu scriva il prossimo libro. E qui ti guardo. lo darai a un grande editore, voglio. Ma ce l'ho già un grande editore. Va bene. Voglio salutare Sara Ferraioli, presidente di MDS, la mia amica ed è una grande professionista. Io la vorrei leggere quella, perché allora questo libro ha avuto la fortuna di avere anche una bella veste, nel senso che intanto la copertina, che è una copertina che mi è stata donata da un artista importante giapponese che si chiama Kiko Chiba, che è un artista che ha vinto moltissimi premi in tutta Europa, sta a Firenze, che ha letto le mie poesie e ha deciso di farla e me l'ha regalata, quindi io ho l'originale da lei firmato, lei è un'incisora sul rame alla maniera nera, quindi al negativo, quindi già questo secondo me vale il libro. E poi ho la prefazione di Alessandro Scarpellini, che è oltre che un amico, un grandissimo scrittore e letterato che stimo moltissimo, lo conoscerete tutti perché è molto impegnato nella didattica, nei corsi di scrittura, nei laboratori, e questo non fa altro che lusingarmi e arricchirmi, e, insomma, mi presenta in maniera notevole. Per l'appunto, quella che stavi leggendo prima è quella che di solito lui propone, perché gli piace molto, e si chiama Osservo. La leggo io, Astore. Rappresenta molto la mia scrittura, perché, come dicevo prima, l'osservazione è alla base della mia scrittura, e tutto mi trapassa e tutto mi colpisce, anche la cosa più semplice, proprio mi rimane addosso e dopo la devo scrivere. E mi verrebbe da dire, ma cosa la scrivo a fare? L'avranno già fatto in molti, è una cosa talmente consueta. Però la devo dire. Osservo. Nello srotolarsi ovattato di questi minuti infiniti, anime affaccendate sul marciapiede della vita, accalcano ottuse i miei pensieri vaghi, sguardi trasparenti, ventagli di sorrisi. Una moviola inaspettata sul palcoscenico strambo si replica la pantomima, un cappottino rosso che corre, il binario della biancheria ponteggia fra i palazzi,
La vecchia insegna è scossa da brividi luminosi. Osservo un guinzaglio lente che regge un bene in attesa. Gesti vivaci di calabroni innamorati. Il semaforo distratto alterna lo scorrere del paese. Portami via da questo brusio primaverile. Chiudo gli occhi. Pensare che io questo non lo devo mettere. Ma guarda, se per quello non ti piaceva neanche Macchie d'acqua, non mi avresti premiato, è che non eri in giuria, mi è andata giuria, di lusso. Non me lo posso scordare, non gli piaceva, eh? No, non Capito? È vero, ma non ho mai parlato di Macchie d'acqua, di questa, su questa. Quindi il prossimo libro sarebbe pronto, caro maestro, quindi se, se vogliamo... Non c'è però il prossimo libro, vedo che vedete, dobbiamo chiedere a Valeria... Vedete che vita mi fa fare, vedete che vita mi fa fare. Allora, la presentazione di questo libro mi emoziona sempre, io sono grata a tutti voi di essere stati disponibili. Io mi piacerebbe sapere, Astore, che ha un lettore attento e esperto, che emozioni ti hanno dato le mie poesie. Diciamo che io ho letto prima tutto il libro, tutte le poesie, per preparare, per scegliere quelle che io pensavo di proporre a Veronica. Poi l'ho rilette, e questo è un suggerimento che vorrei dare a chi ha tempo, ha voglia, non è obbligatorio, ma io suggerisco di farlo, di leggerla più volte una poesia e ad alta voce. Cioè, quando si legge alta voce si sente il suono, si sente il significato della parola cambia rispetto a una lettura, diciamo, silenziosa, che scorre anche più velocemente, che dà per scontato più facilmente i concetti, le parole, le proposizioni che vengono proposte. Ecco, leggendolo e rileggendolo ho scoperto sempre più cose. Cioè, questo è quello che posso dire, la cosa più che sento più di poterti dire. Più che le leggevo, più scoprivo che all'interno della costruzione della frase, tra una parola e l'altra, veniva fuori qualcosa di più. Qualcosa di più, io l'ho letta molte volte, perché mi sono preparato seriamente, perché volevo provare a rendere quello che io sentivo di quello che ti hai scritto. Hai fatto un ottimo lavoro, grazie, grazie infinite. Allora io vorrei ringraziarti tantissimo, e mi piacerebbe leggerle anche al Fortino queste poesie, magari davanti allo Slow Food. Raccontaci un po'. Ah, beh, mi inviti a fare pubblicità al Fortino? Direi di sì. Beh, due cose allora, velocemente. Ma chi chiude poi? È una pubblicità a chilometro zero, perché... C'è la parte della strada. Perché ti volevo leggere una cosa. Ma certo! Dunque, allora, intanto il Fortino, un invito a due iniziative. Una vicinissima, il prossimo 9 di luglio, la cosa che sicuramente chiamerà gente è la Taranta, cioè un gruppo di si chiama Taranta, ma insomma sono quelli del Salento, che si chiamano Mammali Turchi, è un gruppo che fanno questa musica tipo Sud South System, per chi li conosce, ecco, quel genere lì. Naturalmente il concerto è preceduto da una cena con le arzelle, con la tabaccolara, col fritto di barca, insomma una seratina che merita. E l'altra cosa, dato il tipo di pubblico, anche se non ci sono le grandi masse, però magari riditelo, è che il 29, sempre di luglio, ci sarà la presentazione della mostra di quadri e così via, un'altra cena di questo tipo, e verso le 10 io mi tocca vi parlo di Marina, quindi per un'oretta vi racconto un po' di cose su Marina. Giuro che sono, qualcuno è vecchia, qualcuno è una ripetizione, qualche filmato che le persone me lo chiedono lo faccio rivedere, e altre sono nuove, nuovissime, insomma. Quindi vi parlo di Marina il 29 di luglio. Mi farebbe molto piacere avervi lì. E poi troveremo il modo, alla fine, noi facciamo tutti gli anni, alla fine d'agosto facciamo Marina Slow, insieme a Slow Food naturalmente, e
E anche quest'anno vorrei riservare uno spazio alla poesia, quindi di avere una giornata dove sicuramente ci sarai, ma io mi auguro insomma che ci saranno anche Natalia Latitti, insomma, altri marinesi, scrittori e così via. No, se mi consenti io ti volevo fare un regalino. No, nel senso ti volevo leggere una cosa, dedicartela. Sarà bene, lo dica subito che non l'ho scritta io, se no poi dice ma ha scritto la poesia. Ma dal momento che l'hai scelta no. Come se l'avessi scritta tu. Sì, insomma, ci sei trasferito. Insomma, non esageriamo. Non ti dico nemmeno il titolo. Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso, sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore che però grida ancora vendetta e soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, poi ti volti e non sai ancora dire e taci, meravigliata. E allora diventi grande, grande come la terra e innalzi il tuo canto d'amore. È Alda Merini. Questa è la grandissima Alda, grazie. E io grazie infinite. La grandissima immagine. Alda è una delle mie scrittrici preferite, perché bisogna anche dire che chi scrive deve molto studiare, deve molto leggere, deve molto studiare. Io sono sempre sulla scrivania, sempre a studiare. Alda Merini è una grandissima fonte di emozioni, di ispirazioni, di un occhio che potrebbe sembrare disincantato, a volte crudele, a volte è tagliente, ma è di una profondità. Io la prima volta che ho letto questa poesia ho pianto penso mezz'ora, perché è immensa. Grazie Fabiano. Allora io che facciamo? Ringraziamo e salutiamo, diamo gli appuntamenti di MDS, la mia casa editrice preferita. Scusate, sono interessata. E c'è un concorso in scadenza, a proposito di concorsi. Quasi tutto il capo. C'è un concorso in scadenza, la cui scadenza è stata però posticipata al 15 luglio, perché sono arrivate molte iscrizioni inaspettate, stiamo facendo tutte le registrazioni, un lavoro impegnativo. E comunque questo concorso, che ha come tema Fuori dal tempo, è il quarto che viene fatto da MDS. Sono quattro sezioni: poesia, racconto. Terzo posto lo vinco io, è inutile fotografia. Che vi mettiate. Ma partecipi? Certo che sì, partecipo certamente. Tira su il foglietto, vai. E quella che ho fatto prima mi è venuta mossa. Partecipa anche Fabiano, lo sai? Quindi si sa chi piglia il primo posto. Gli impegni più ravvicinati però sono mercoledì 13, qua a Marenia sempre, un libro di Marco Urzano, che è un giornalista di Spezia ma che ha studiato a Pisa e conosce molto bene Marenia di Pisa, la Versilia, ed sono racconti, si potrebbe dire racconti di costa, una visione un po' distopica della realtà, molto, molto interessante e molto profonda. E sarà sicuramente una bella serata, perché l'abbiamo presentato ieri a Spezia in anteprima e una qualità veramente, veramente interessante, veramente importante. Siamo molto contenti di averlo pubblicato. Poi sempre qua mercoledì 3 agosto Giovanni Vannozzi, che è un nostro editor, giornalista pisano, che racconta di Pisa, racconta 30 anni di vita pisana raccontati come una sorta di colonna sonora di playlist. Anche questo molto, veramente molto interessante. E poi concluderemo il 31 di agosto con Vituperio dei Leggenti, che è una raccolta di racconti di pisani illustri che si immagina trovarsi in una sorta di inferno pisano sotto Pisa. E quindi è la storia brevemente questa: è una tennista che finta la giornata di lavoro prende l'ascensore per tornare dove ha la macchina e dove ha visto i vigili che gli stanno facendo una multa, però questo ascensore non lo porta al piano terra ma lo porta
a dei piani sottostanti ancora e lui non riesce più a salire. E in questo viaggio che fa, in questa sorta di inferi laici, per così dire, trova una serie di pisani illustri come il matematico Villaggio, naturalmente come Sarranieri, ma c'è anche Valentin Demy, c'è Pino Masi, c'è Franco Serantini, insomma un mondo, un'umanità varia, e anche questo è una cosa molto, molto ben riuscita secondo noi. Adesso però smetto di parlare di MDS e se Astor vuole fare ancora una domanda. Non so se è il caso di leggere ancora o basta. Io non so se qualcuno, io vedo un bimbo in mezzo al pubblico che è un compagno di classe del mio bimbo che stasera era impegnato e volevo sapere cosa pensa della poesia. Scuola la fate? Così. Se vuoi dirlo tu, facciamo l'ultima, poi salutiamo. Se non allora. Vi annoiate, eh? Facciamo l'ultima. Allora parliamo di baci, va bene? Allora, il bacio mai avuto. Mi sono fatta scoprire in una notte di luna mozza, nata con una conchiglia tra le dita dal tuo ventre gonfio di inquietudine. In quel silenzio increspato di sale le tamerici rispondevano al mare risacche di velluto. Il lento ritornello, sogno di cari sorrisi asincroni. Con un bacio, dicesti, scioglierò le tue rive, impasterò la tua gioia di opale. Mille scaglie di cristallo e resina profumata attesero le mie labbra bianche di zucchero, tremanti come vele al maestrale, attesero. Divenni trasparente come vetro sull'arena, dove cadde la veste pallida, così scomposta fui nuda di luna, per un bacio mai dato, mai avuto, mai reso. Grazie a tutti, spero che non vi siate annoiati. Grazie, arrivederci. Grazie.